Lei ha combattuto contro la mafia. Chi è un mafioso? Un mafioso è uno che lucra. E chi lucra è anche capace di uccidere. Quello che viene raccontato, che tutta l'Italia, tutto il popolo era contro il terrorismo, è una panzana. Il generale della Chiesa mi ha mandato a Roma a spiegare che il terrorismo non era finito, ma che sarebbe arrivato a Roma. Era molto stimato, ma non amatissimo. Aveva colto un'ostilità intorno a lui non ben decifrata. Io venni a sapere dell'elaborazione di una relazione che buttava ombre ingiuste, incredibili sul genere della Chiesa. Incredibili. Cioè, il Parlamento ha tolto quei nomi che sono stati mandati. C'è la firma di tuo nonno lì sotto. C'è la firma. Però quei nomi non c'erano. È stato scritto che quando lei si renderà conto che il fenomeno del terrorismo è esaurito, lei se ne andrà. Sì, signor generale, lei come prefetto di Palermo sarà solo. La città è stato accolto con paura e con fastidio. Non sanno neanche chi sono, vanno a riferire dov'è, a che ora torna. A quel punto mi resi conto che c'erano dei pericoli che non avevo valutato prima. Andava e tornava da Roma per avere questi maledetti poteri che non gli hanno dato. Ufficialmente gli hanno dato carta bianca. Sostanzialmente l'hanno mandato veramente allo sbaraglio. Credo di aver capito la nuova regola del gioco. Si uccide il potente quando avviene questa combinazione fatale. È diventato troppo pericoloso, ma si può ucciderlo perché è isolato.